Bilancio positivo per la quarta edizione di Creative, che si è svolta lo scorso fine settimana a Fiera Bolzano con la presenza di oltre 15.000 persone. Un evento che ha fornito una panoramica su tradizione, lavori e mestieri di un tempo che sono stati per lungo tempo hobby e che oggi offrono una nuova possibilità di reinventarsi con nuovi lavori creativi. Da un'indagine condotta da Fiera Bolzano, su un campione di 150 visitatori è emerso che i settori di maggiore interesse sono stati il cucito creativo e i tessuti. Tra coloro i quali hanno visitato la fiera, oltre il 75% degli intervistati ha affermato di aver acquistato prodotti. Inaugurata questa mattina nell'atrio dell'ospedale di Bolzano, la mostra itinerante di foto che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui problemi e i bisogni delle persone affette da demenza e delle loro famiglie. Si tratta di un'iniziativa curata nell'ambito degli eventi per la giornata mondiale dell'Alzheimer celebrata ieri. In rassegna fotografie incentrate sui problemi e i bisogni dei malati di Alzheimer e dei loro familiari. Attualmente sono circa 10.000 le persone che in Alto Adige soffrono dell'ampio spettro di patologie caratterizzate dalla demenza e ogni anno si registrano circa un migliaio di nuovi casi. Grande successo di partecipanti ieri a Sportivamente 2014, la marcia non competitiva andata in scena tra gli abitati di Live, Spronzolo e Vadena e organizzata tra gli altri dall'associazione Il Papavero, che da anni sostiene il reparto cure palliative dell'ospedale di Bolzano. Oltre 450 le persone che hanno preso parte a Sportivamente camminando, correndo e con la libera scelta di coprire tutto o solo una parte del percorso.